Buona parte della cultura europea è stata influenzata dalle arie, diciamo così, che sono passate per le vallate alpine. E non possiamo esimerci come patrimonio dell'umanità, soprattutto, ma noi provenienti, patrimonio dell'umanità, noi, gente che ci vive dentro, non sono solo le montagne patrimonio dell'umanità, ma lo siamo anche noi. Non possiamo esimerci dall'accettare la responsabilità di avere qualcosa da dire al mondo, proprio perché siamo in un territorio così importante che tutto il mondo si riconosce come tale, che ha una serie di provocazioni, no? Come si fa a stare al mondo in questo territorio, come si fa a rilanciare l'economia, come si fa a stare in piedi, come si fa a rispettare il territorio e l'ambiente, come si fa a lasciare questo patrimonio incredibile alle generazioni future. Sono tutte sfide importantissime che ci vedono protagonisti, non possiamo esimerci. La questione è sicuramente in mano a apparati istituzionali, politiche, che a volte si in qualche modo non per forza di cose seguono le linee delle vere istanze, a volte certe istanze sono scomode. E quindi noi effettivamente con questa serata siamo qui anche a denunciare il fatto che in parte la politica ci ha deluso in questi anni sulla faccenda dell'acqua. Abbiamo visto anche dei passaggi in positivo, perché ci sono state persone che fanno politica, che nel tempo si sono, magari già lo erano inizialmente, sensibilizzati e hanno effettivamente fatto anche recentemente delle scelte orientate a mettere in risalto la centralità del valore dei nostri territori e la centralità dell'acqua come elemento fondante di questo territorio. Siamo patrimonio dell'umanità per motivi di geologia e paesaggio. Cosa vorrà dire? In ogni caso, si può fare una semplificazione, perché non c'è tempo di trattare questo tema questa sera, ma si può fare una semplificazione, è grazie all'acqua che siamo patrimonio dell'umanità. La storia geologica delle Dolomiti è stata cullata dall'acqua per più di 100 milioni di anni. Mari meravigliose che poi hanno lasciato queste montagne stupende. Quando sono poi emerse dal mare, queste montagne sono diventate piano piano il paesaggio che sappiamo riconoscere, e anche questo grazie all'acqua, che le ha modellate, accarezzate, no? Fatte diventare qualcosa di unico. Quindi di fatto veramente non possiamo tradire quest'acqua, soprattutto da questi territori. E quindi, visto il silenzio di alcune parti della politica, visto le difficoltà, viste anche alcune piccole vittorie che abbiamo fatto camminando tutti assieme col comitato allo bene comune, e poi sempre più si sono allargate le fila di questo comitato, perché partecipazione c'è stata tanta alle nostre iniziative, penso alla Valle del MIS, ne avete sentito parlare, e c'è stata anche una vittoria in Cassazione, che ci ha permesso di alzare la testa orgogliosamente di fronte alle nostre sensibilità, motivati dalle nostre sensibilità, abbiamo reso conto che effettivamente ci sono delle faccende di legalità, di giusta amministrazione, di giustizia sociale che dovevano essere assolutamente considerate, e ci hanno dato ragione in Cassazione, quindi questo ci ha dato ancora più slancio. Ma vediamo che l'aggressione ai nostri fiumi, e lo vedremo bene adesso con le relazioni, è ancora in corso ed è assolutamente ben strutturata questa aggressione. Si vuole fare molto denaro sulle nostre acque e c'è modo di farlo per tutta una serie di motivi, fra cui anche il fatto che questi mercati in questo momento sono in qualche modo anche drogati dagli incentivi verdi per le centrali e quant'altro. Fatto sta che senza acqua qui ce la giochiamo veramente male, e quindi è sicuramente importante riportare l'attenzione anche a dimensioni più ampie, uscire dal nostro territorio, ed è per questo che abbiamo accettato la sfida di portare un ricorso anche in Europa. Tornando anche ad esempio al discorso che facevo prima, la centralità di questi territori per le strategie europee, ci crediamo. Quindi questa sera tratteremo l'argomento dell'acqua partendo dal locale, con la nostra Lucia Ruffato, dal Comitato Acqua Bene Comune, per poi approfondire le faccende proprio in previsione di questo ricorso europeo. Quindi vedremo le faccende normative e tecniche e le faccende anche legali, di carattere legale e normativo ancora rispetto alle leggi presenti in Comunità Europea. Abbiamo anche una presenza qui da noi questa sera con noi, che è Andrea Zamboni, che è un parlamentare europeo che ci sta sostenendo e che farà sicuramente dei passaggi nella direzione di portare queste istanze e queste tematiche in Europa. Abbiamo qua con noi persone che negli anni Ottanta hanno condotto delle grandi battaglie esattamente sugli stessi temi e sulle stesse problematiche che abbiamo adesso noi, e avevano anche ottenuto delle vittorie, perché avevano bloccato tutta una serie di progetti che adesso vengono riproposti pari pari in qualche modo,
e avevano anche ottenuto la definizione del cosiddetto deflusso minimo vitale, che appunto da alcuni anni c'è, cioè, prima i torrenti potevano anche essere lasciati completamente senza acqua. Questa del deflusso minimo vitale è una misura di civiltà che però, come dire, era un primo passo che avrebbe dovuto come dire, avere un seguito, nel senso di passare da questo concetto così di deflusso minimo vitale a un concetto di un deflusso ambientale che possa veramente sostenere, come dire, la vita all'interno dei nostri corsi d'acqua, e questo, nonostante siano passati gli anni, non è successo. Se andiamo a rileggere quello che scrivevano negli anni '80 queste persone e la problematica che c'era intorno all'acqua, è abbastanza, fa impressione che, come dire, sembra che siamo ancora lì, cioè potremmo aver descritte noi le stesse cose, e quindi sembra quasi che il tempo non sia passato, no? È una specie di incubo che ogni tanto ritorna. Ha già detto lui del fatto che il Comitato ha ottenuto anche dei importanti risultati su situazioni puntuali, come per esempio il fatto che il grande impianto della Camorino Buschi abbia avuto un parere negativo da parte della sovrintendenza, la grande, come dire, la vittoria insomma in Val del Mis, per cui tanti di noi si sono impegnati e che, sulla quale continuiamo a vigilare, no? E però insomma diciamo che ci sono anche, di fronte a questi importanti risultati, ci sono però ancora tanti passaggi, tante cose da fare. Tra l'altro, come dire, il nostro impegno di questi anni è stato anche, come dire, anche un po' vicario, no? A quello che avrebbero dovuto, secondo noi, fare le amministrazioni locali, che hanno un po', come dire, sono state molto distratte, se usare un termine così buono, e che forse adesso però vediamo con piacere che cominciano un po', anche grazie alla mobilitazione dei propri cittadini, a cominciare a dire qualche no. Come dire, la provincia nostra è fatta di zone tutelate, siamo per il 54% in zona SIC/ZPS, cioè in queste zone della rete Natura 2000 dove si tutela la biodiversità. Quel che è fuori sarebbe il corridoio ecologico, cioè dovrebbe permettere il passaggio di questa biodiversità da una zona a un'altra. Abbiamo la maggior parte dei siti UNESCO delle Dolomiti. E noi vogliamo ricordare anche, diciamo, quello che la provincia nostra ha già dato in termini di sfruttamento elettrico. Allora, questa è un'immagine che tutti conoscono, che rappresenta questa specie di sistema parallelo, no? Una specie di geografia sotterranea dell'acqua, che, attraverso una lunghezza di circa 200 km di tubi, canali, gallerie, e un sistema complicato fatto da laghi artificiali e molte centrali, fa sì che la provincia di Belluno produca più della metà dell'energia idroelettrica della nostra regione. Noi siamo abituati, e qua possiamo vederlo anche in quest'altra immagine, che appunto rappresenta lo sfruttamento già esistente, cioè tutti questi tratti viola sono corsi d'acqua dove nell'albero non scorre più l'acqua che ci dovrebbe essere, ma è stata sottratta per produrre energia elettrica. In futuro, allora, questa è la situazione preesistente, e questa qua nella mappa azzurra è quello che ci aspetta. Quello che ci aspetta è, se diciamo la linea gialla rappresenta i tratti già derivati e le linee rosa rappresentano tutte le nuove domande di derivazione. Come vedete non resta più molto. E ci chiediamo perché questa mania di fare le mappe, no? Perché
è stato un lavoro, perché la mappa in qualche modo è una cosa che ci permette di orientarci. Senza le mappe le parole non spiegano, è una cosa molto difficile da spiegare, mentre invece un'immagine magari riesce a rendere l'idea. E quello che a noi ci ha sempre preoccupato e continua a preoccuparci è che la regione, la provincia, l'autorità di bacino non hanno le mappe. Noi gliele abbiamo chieste e loro hanno detto che non le hanno. Allora, com'è che fai a autorizzare 100 impianti idroelettrici senza avere le mappe? Qualcosa non torna. Sicuramente impedisce ai cittadini di capire, no, questo fatto di non avere una rappresentazione chiara e comprensibile. E quindi noi, visto che le mappe, la regione, la provincia, l'autorità di bacino non le hanno, abbiamo provato a farcele e abbiamo reperito dei dati, ci ha un po' aiutato dandoci dei dati non ufficiali ARPAB, altri dati li abbiamo trovati in internet e quindi insomma alla fine siamo riusciti a rappresentare questa situazione. Le domande, abbiamo fatto quindi questo censimento fatto in casa, visto che le istituzioni non ci hanno aiutato, e abbiamo capito che ci sono state presentate moltissime domande e di queste, diciamo, da queste domande si potranno realizzare circa 100 impianti idroelettrici nuovi. E nel visionare tutti questi progetti il Comitato si è reso sempre più conto che c'erano delle cose che non quadravano molto. Cioè, ci è sembrato che le procedure autorizzative della Regione Veneto non tenessero conto delle direttive europee, soprattutto della direttiva quadro sulle acque, e che quindi andassimo a avere un peggioramento dei nostri corpi idrici, insomma, un peggioramento misconosciuto, nel senso che non avendo una fotografia dell'esistente e non avendo dei monitoraggi iniziali, tutto poteva succedere e nessuno avrebbe mai neanche potuto dimostrare. Un'altra cosa che ci ha colpito è che ogni impianto viene autorizzato come se fosse il primo e l'unico. In nessun progetto si menziona non solo le domande, le domande nei luoghi vicini che sono state presentate, ma addirittura questo scenario, questo scenario della riga gialla, no? Che è questo panorama iniziale, non viene neanche mai menzionato. È come se noi, se questa fosse la normalità, invece questa è la rappresentazione di una situazione estremamente artificializzata che ha cambiato, i connotati alla nostra provincia, di cui forse noi non ci rendiamo conto perché siamo abituati a vederla così, ma chi decide dovrebbe insomma saperlo, e quindi questa cosa andrebbe tenuta in conto. Quindi da noi, tra l'altro, è possibile autorizzare tre impianti di fila, come è successo al torrente Piova. Qua ci sono tre impianti in fila, e come è successo anche al torrente Pettorina. E questo qua. Altre regioni che pur non brillano per sensibilità ambientale, infatti abbiamo contatti con tanti comitati anche dell'Alto Alpino che hanno gli stessi problemi nostri, però perlomeno non so, certe cose in altre parti non sono possibili, per esempio c'è sempre una distanza tra un impianto e un altro. E quindi tutte queste cose a noi ci lasciavano molto perplessi, abbiamo chiesto aiuto a dei tecnici e all'avvocato per capire se quelle cose che pensavamo noi erano vere, e da questa è nata l'idea di questo ricorso in Europa, proprio per il mancato rispetto di certe direttive. Io voglio dire soltanto un'altra cosa, una sugli incentivi, perché insomma è importante così che si sappia bene queste cose qua. Il problema nasce da questo, dal fatto che questa energia idroelettrica è incentivata in un modo spropositato. Il kilowatt prodotto viene pagato tre volte quasi il suo valore di mercato per 15 e 20 anni adesso, e quindi con questo incentivo anche cose che sarebbero in grande perdita economica diventano interessanti. Volevo dire un'altra cosa prima,
Ecco, questa è la questione degli incentivi. Voi vedete nell'ultima colonna a destra quanto è il ricavo per gli impianti di potenza sotto un megawatt, che sono quelli di cui stiamo occupandoci, 220, costo 174, c'è un margine di 46, però se non ci fossero incentivi sarebbe a meno 99. Un'altra cosa che è questi soldi, diciamo, che rendono così interessante l'investimento, li paghiamo tutti noi nella bolletta, quindi oltre al danno abbiamo anche un po' una sorta di beffa. Di fronte, è chiaro che un investimento, cioè un investimento così interessante con delle rese così alte chiama gli appetiti di tutti quelli che vogliono fare affari. Per questo sarebbe stato indispensabile che le istituzioni, la regione, la provincia avessero messo dei paletti in modo da poter evitare questo scempio. Insomma, adesso siamo arrivati a fare domande su torrenti come, non so, con nomi strani mai sentiti, tipo Rio Socosta, di Greola, cioè torrenti piccoli che nessuno conosce, no? Quindi non c'è limite a questa cosa qua. Un'altra cosa che possiamo dire rispetto alla regione, alla provincia, è che diciamo, non è che ci abbiano aiutato per niente, hanno fatto anche grosse difficoltà nell'accedere agli atti, questi progetti, insomma, per averli è sempre un calvario. Come il segreto industriale, laddove, insomma, non è che in un impianto idroelettrico ci siano delle cose talmente misteriose e innovative da doverle nascondere, insomma è una tecnologia insomma, come dire, ormai straconosciuta. Gli impianti idroelettrici sono più o meno sempre fatti nello stesso modo. Se vai a leggere i progetti anche che facevano ai tempi dell'ingegner Semenza prima del Vaillant, sono identici a quelli che fanno adesso, solo che prima li facevano a mano, adesso fanno col computer, quindi insomma non si capisce dove sia sto grande segreto industriale. E poi volevo dirvi anche due o tre cose sui numeri. Allora, se noi facessimo tutti questi 100 impianti idroelettrici richiesti, aumenteremmo la potenza idroelettrica installata di 35 MW, laddove la potenza idroelettrica installata in Italia è circa 18.000 MW. Allora, abbiamo detto, ma è un po' poco, no? Cioè, tutto questo sacrificio, questa devastazione ambientale per questo incremento così un po' piccolino, no? Allora abbiamo detto, forse abbiamo sbagliato i conti, invece poi siamo andati a vedere e allora abbiamo visto cosa dice il gestore del servizio elettrico. Il gestore del servizio elettrico dice che nel 2011, allora voi vedete qua, impianti di questa potenza minore o uguale a 1 MW sono il 64%, poi c'è la classe di potenza compresa tra 1 e 10 MW, il 26%, che insieme coprono solo il 16% della potenza nazionale installata. Su 301 impianti, il 10% del dato nazionale, è installata invece l'84% della potenza idroelettrica complessiva, da cui si evince che pochi e grandi impianti sono il patrimonio nazionale idroelettrico. Questo lo dice il gestore del servizio elettrico. La Regione Veneto dice la Regione Veneto dice la stessa cosa, cioè dice gli impianti di potenza inferiore a 1 MW fanno solo il 5% della produzione idroelettrica complessiva, però sono numerosissimi. La stessa cosa la dice la Convenzione delle Alpi, l'immagine qua dice tutto. Se noi guardiamo le figure a sinistra, vediamo in azzurro rappresentata la numerosità degli impianti sotto 1 MW, la prima e la seconda, il primo e il secondo rettangolo, e invece in blu è rappresentata la potenza installata, e invece nell'ultimo a destra vediamo in azzurro i pochi grandi impianti con la potenza che fanno. Quindi voglio dire, tutte queste considerazioni, se avessimo fatto un piano energetico, sarebbero state messe sul piatto. Io mi taccio perché mi dicono che è tardi e ti lascio ai prossimi più interessanti relativi. Anche perché veramente per il comitato svolge un ruolo incredibile di impegno, di ricerca, di
assolutamente costante, pungolo anche da parte anche dei confronti delle amministrazioni, senza temere nulla a nessuno. Sicché tanto di cappello, Lucia, ti ringraziamo tanto per la tua attività. Questi dati sono solo alcuni degli aspetti, perché veramente l'argomento acqua, soprattutto quando riferiamo a un ecosistema così complesso, è un argomento densissimo. Quindi è difficile anche inquadrare tutto. Le cose che ha detto Lucia sono alcune delle faccende più scandalose. Certo è che poi tutte queste faccende, questi dati, trovano anche riferimento su norme e leggi specifiche, sia italiane che della comunità europea. In questo ci facciamo aiutare a comprendere meglio quali sono i passaggi che vedremo adesso davanti a noi con questo tentativo, con questo slancio verso il corso europeo. Approfittiamo della presenza di Matteo Cerruti, che è un avvocato molto molto afferrato sulle faccende ambientali, appunto, che ci ha portato anche a vincere il ricorso in Cassazione sulla Valle del Miss. Grazie a tutti per questa serata così partecipata e che lascia ben sperare che ci sarà una ampia partecipazione anche per la sottoscrizione della petizione che accompagnerà il reclamo alla Commissione dell'Unione Europea. Questo reclamo serve e questa petizione serviranno per denunciare quello che Lucia Ruffato ha illustrato poco fa, e cioè un ipersfruttamento del territorio bellunese, del bacino del Piave, con finalità idroelettriche, un ipersfruttamento che non ha un contraltare, tra l'altro, abbiamo visto, economico, se vogliamo pesare tutto con il metro dell'economia e del ritorno energetico. Questo sfruttamento avviene in violazione, secondo il nostro punto di vista, mio e dello studio Terra, qui rappresentato da Marco Stefanini, almeno 4 direttive europee. La direttiva acque, la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, la direttiva sulla valutazione ambientale strategica dei piani e la direttiva Habitat, che tutela quelle zone naturalistiche più importanti d'Europa che prendono in nome i siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale che interessano, abbiamo sentito, più del 50% dei corsi d'acqua e dei territori di cui stiamo parlando. Innanzitutto, perché un reclamo alla Commissione dell'Unione Europea? Perché il reclamo è probabilmente lo strumento più adeguato per affrontare la questione nella sua complessità, nella sua totalità. Singole azioni come quella vittoriosa dell'impianto sul PIS sono importanti, però colpiscono singoli provvedimenti autorizzatori. Il reclamo alla Commissione Europea consente, se ovviamente avrà gli esiti che speriamo, portare avanti una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, nei confronti dell'Italia, per un inadempimento plurimo alla normativa comunitaria, che potrà mettere, al di là della condanna di fronte alla Corte di Giustizia, potrà mettere in seria difficoltà il nostro Paese anche dal punto di vista politico e indurre le nostre autorità amministrative e politiche a colmare le gravi lacune che evidenzieremo in questo reclamo alla Commissione. Poi meglio di me sarà l'onorevole Zanoni a illustrarvi gli eventuali passaggi che scusa Andrea Zanoni, non so bene Andrea, qualche lapsus vabbè, sì, insomma, il cittadino europeo Andrea Zanoni ci aiuterà a comprendere poi i passaggi di fronte alla Commissione ai quali andremo incontro. Ma detto in estrema sintesi, visto che mi sono state assegnate 15 minuti, la Commissione, una volta che avrà ricevuto questo reclamo,
chiederà informazioni allo Stato italiano, il quale evidentemente dovrà rivolgere le richieste di chiarimenti alle autorità competenti, quindi Regione Veneto, il Genio Civile competente e l'autorità di bacino. Se gli uffici del commissario all'ambiente non si riterranno soddisfatti, potranno avviare una procedura formale di infrazione nei confronti dell'Italia con una messa in mora. Se l'Italia a questo punto, se il nostro paese non si adeguerà e non colmerà le lacune, la Commissione potrà avviare una vera e propria azione giudiziaria davanti alla Corte di Giustizia, un ricorso per inadempimento che potrebbe portare alla condanna del nostro paese. Quali sono, allora torniamo alle, in estrema sintesi, alle violazioni che ipotizziamo, ma ipotizziamo con una certa ragionevolezza. Innanzitutto la violazione della direttiva quadro sulle acque, la direttiva 2060. La direttiva, come probabilmente molti di voi sanno, impone agli Stati membri di garantire un sistema di protezione delle acque che in estrema sintesi deve portare ad una protezione dello stato di qualità delle acque ed anzi a un miglioramento dello stato di qualità delle acque. In molti casi la normativa ambientale di derivazione comunitaria prevede uno stand still, un non peggioramento quantomeno e una prospettiva di miglioramento. Il secondo obiettivo deve essere assicurato un utilizzo idrico sostenibile delle risorse disponibili e quindi garantire una protezione a lungo termine. Tutto questo avviene mediante l'utilizzo di piani e l'approvazione di piani di gestione di bacini idrografici. Nel nostro caso abbiamo il piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali. Sì, dicevo, gli strumenti sono quelli del piano di gestione dei bacini idrografici e dei piani attuativi. Qui abbiamo, importante, il piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali, che ha poi come strumenti attuativi il piano di tutela delle acque della Regione Veneto, da ricordare, e il piano stralcio che riguarda il bacino delle Piave. Ora, come meglio vi descriverà, vi illustrerà Marco Stevanin, dall'analisi del piano di gestione delle Alpi orientali si evince come questo risulti inadeguato e in violazione delle direttive, della direttiva acque almeno sotto tre profili: in relazione alla individuazione dei corsi d'acqua da tutelare, in relazione ai sistemi di monitoraggio e in relazione alla classificazione dello stato di qualità ecologica delle acque. Sotto il profilo della individuazione dei corsi d'acqua, molti dei corsi d'acqua, specie quelli minori del bacino del Piave, non risultano addirittura censiti e quindi non sono tutelati. Si tratta in molti casi di torrenti montani per i quali sono tra l'altro stati rilasciati, come voi ben sapete, o sono in corso di rilascio, molte delle richieste di derivazione idroelettrica. In relazione ai monitoraggi, la direttiva prescrive una idonea dislocazione delle stazioni di misura e nel caso del bacino del Piave questa rete di monitoraggio è assolutamente inadeguata e esigua. Da questa esiguità del monitoraggio dei corsi d'acqua è derivato il terzo e più grave forse inadempimento, cioè una erronea classificazione dello stato di qualità ecologica dei corsi d'acqua. E la cosa più grave è che, come vi dicevo prima, molti corsi d'acqua, soprattutto quelli d'alta montagna, non ci sono dati di monitoraggio e quindi è stata omessa del tutto la valutazione dello stato di qualità ecologica. Questo profilo è ancora più grave con riferimento a corsi d'acqua che sono privi di impatti antropici e come tali sarebbero senza dubbio classificabili in stato di qualità elevata. Fino a qualche tempo fa, ho appreso questa sera che probabilmente ce n'è uno, nessun corso d'acqua montano del bacino del Piave è stato classificato in qualità elevata. È evidente che in una situazione di questo tipo assistiamo a quello che appunto è stato descritto prima, cioè a un progressivo peggioramento della qualità delle acque, che è esattamente il rovesciamento dell'obiettivo della direttiva comunitaria.
sono stato molto sintetico nella descrizione che poi Marco illustrerà nel dettaglio, ma credo che questo sia il punto e il profilo più qualificante del reclamo. Ma non c'è soltanto la violazione della direttiva acque, c'è anche una, a mio parere, evidente violazione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, direttiva dell'85 che poi è stata rivista nel 2011 e tra l'altro, ne approfitto qui per dirlo, Andrea, che la direttiva è in corso di revisione e Andrea Zanoni è il relatore al Parlamento Europeo, la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, della proposta di revisione di questa importante direttiva, forse la più importante delle direttive ambientali. Quindi abbiamo una personalità questa sera qui tra noi. Andrea è una persona molto modesta, ma in questo momento sta svolgendo un ruolo centrale per la tutela dell'ambiente a livello europeo. Secondo la normativa regionale veneta, procedura di preliminare per decidere se un progetto di impianto idroelettrico debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale oppure no, prevede che sia esclusa la valutazione di impatto ambientale in modo automatico quando vengano rispettati determinati parametri, sia di rapporto, di portata, sia di lunghezza dell'elettrodotto, eccetera. Stiamo parlando degli impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 kW e di portata derivata superiore a 200 litri al secondo. Ecco, in questo modo, cioè escludendo in modo automatico, in presenza di determinati parametri, escludendo in modo automatico la valutazione di impatto ambientale, vengono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gran parte degli impianti idroelettrici. Il tutto avviene senza avere le mappe e i censimenti del Comitato e di Lucia Ruffato, i quali sono invece fondamentali per garantire il rispetto di una previsione cuore, direi, della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, che è quella che impone di considerare non un progetto nella sua autonomia, ma i cosiddetti effetti o impatti cumulativi, cioè non il singolo progetto, ma tutti i progetti che vanno a insistere sullo stesso ambiente, sullo stesso corso d'acqua. Qualche tempo fa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il giudice europeo, a novembre del 2011, ha condannato il Regno di Spagna perché aveva escluso dall'obbligo della valutazione di impatto ambientale delle miniere che insistevano su un unico territorio senza valutarne l'impatto cumulativo. Quello è stato un caso classico, mi pare che quello del bacino del Piave sia un altro caso classico di sottrazione totale della valutazione dei progetti sotto il profilo degli impatti cumulativi. Ripeto, quelle mappe e quei censimenti fatti con grande fatica nell'acquisizione dei dati andranno sul tavolo della Commissione dell'Unione Europea e saranno la prova della mancata valutazione dei gravi effetti cumulativi che provocano tanti singoli impianti idroelettrici. La terza violazione è un pochino più procedurale, ma non meno importante, riguarda la violazione della direttiva sulla valutazione ambientale strategica, che è una direttiva del 2001 e che impone in sostanza una valutazione degli impatti ambientali sugli strumenti di pianificazione, sui piani e programmi, piani urbanistici, piani ambientali, piani economici, piani industriali. Prima vi ricordavo che tra i piani attuativi in materia idrica che insistono su questo territorio c'è il piano di tutela delle acque della Regione Veneto. Ora, anche qui una pronuncia abbastanza recente dell'ottobre del 2011 della Corte di Giustizia ha sancito un principio fondamentale, e cioè che il soggetto, l'autorità pubblica che elabora e approva i piani deve essere un soggetto distinto dal punto di vista funzionale e organizzativo, dal soggetto pubblico che si esprimerà il giudizio sulla valutazione ambientale di quei piani.
È chiaro che questa indipendenza funzionale e autonomia organizzativa è essenziale perché quel giudizio sull'impatto ambientale del piano sia un giudizio obiettivo, sia un giudizio imparziale. Ebbene, nella Regione Veneto, e con particolare riferimento a questo piano di tutela delle acque, tutto ciò non è stato osservato, perché chi si è espresso sulla valutazione ambientale strategica di questo piano è una commissione che è incardinata nella struttura regionale, che ha le dipendenze degli uffici regionali e che non gode di nessuna autonomia strutturale funzionale. Ultima censura, e spero di stare nei tempi, è quella relativa alla direttiva Habitat, direttiva che tutela le zone naturalisticamente più importanti d'Europa e, come abbiamo sentito prima, oltre il 50% dei vostri corsi d'acqua di cui stiamo parlando sono sottoposti, sono siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. La direttiva comunitaria impone che prima di realizzare qualsiasi progetto questo venga sottoposto ad una valutazione di incidenza ambientale, e soltanto in presenza, ci dice la Corte di Giustizia in ripetute pronunce, di studi completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico sulla non significatività degli impianti, quei progetti possono essere realizzati. Ecco, l'analisi di alcuni di questi studi, è stato fatto un'analisi a campione ma significativa, hanno evidenziato come questi progetti siano stati autorizzati malgrado presentassero gravi lacune in ordine allo studio di incidenza ambientale. Ecco, conclusione, mi pare che questo possa essere un reclamo solido, fondato, che potrà avere ragionevolmente un seguito, potrebbe portare ad una procedura di infrazione, tanto più se sarà sostenuto, come io credo verrà sostenuto anche politicamente da persone come Andrea Zanoni, che hanno un peso all'interno della Commissione e che potranno anche portare a conoscenza della Commissione anche la petizione che avrà i medesimi contenuti, che potrà essere sottoscritta da tutti i cittadini. Grazie. In questo modo si fa ben sperare, no? Vediamo che c'è fondamento, ci sono dei quadri normativi precisi dei quali va reso conto, e sicuramente non stiamo assolutamente vaneggiando. Ecco, cominciamo ad avere sempre più un quadro di concretezza intorno a questa vicenda. Per completare il quadro di concretezza valutiamo anche gli aspetti tecnici, perché per arrivare a questo ricorso europeo abbiamo commissionato uno studio tecnico in maniera tale da far emergere effettivamente i punti deboli e forti del nostro intendimento. Quindi passo la parola a Marco Stevanin, responsabile e rappresentante dello studio Terra di San Donato di San Donato di Piave, che ha portato avanti questo studio. Okay. Ringrazio tutti. Un po' questa sera, sentendo quello che è già stato detto, mi sembra già molto. Mi viene in mente, anzi, ho voglia di ricordare una persona che non c'è più, che è un maestro d'acqua per me, si chiamava Renzo Franzin, e nel 2005 con la provincia di Belluno, con Sergio Leolon, che è anche qui presente mi pare, avevamo fatto un dibattito che si chiamava Centraline idroelettriche, opportunità o rischi, questo era il titolo. E credo che grazie all'opportunità che ci ha dato adesso il Comitato Acqua Bene Comune di ragionare su questo tema, dal 2005 adesso le questioni sotto un profilo tecnico e giuridico non sono altro che peggiorate, e quanto dicevamo nel 2005 è sempre attuale, è sempre per così dire moderno, ed è un tema strategico, non solo per quanto si diceva poco fa sotto il profilo della tutela del paesaggio, della tutela dei corsi d'acqua, ma anche sotto un profilo, come è stato detto anche questo, economico. Io voglio dire anche che questo studio che è stato fatto, questo studio tecnico che cercherò di riassumere in pochi minuti, perché è uno studio abbastanza corposo, fatto di vari allegati, di varie fotografie,
non è contro l'idroelettrico, è contro il mancato rispetto di regole e di valutazioni che devono essere fatte per essere un paese civile, un paese evoluto, che vuole bene ai propri territori e che, non, che guarda anche alle economie che ci sono, perché non prendiamoci in giro, ho detto che stiamo parlando di un mercato drogato, è un mercato drogato, e credo che oltre che alla questione della droga economica ci sia una valutazione di cumulatività degli effetti, chiamiamolo così, perché tutto quello che stiamo dicendo questa sera magari qualcuno può dire ma sono energie pulite. In realtà le energie pulite non sono, lo sono solo quando si rispettano le regole. Anche i nostri uffici non usano l'energia elettrica prodotta dal carbone, ma prendono energia elettrica prodotta dall'idroelettrico certificato e pulito. Però quando si parla di un idroelettrico o di un mini idroelettrico che è una speculazione ed è un'azione non da paese evoluto, ma da paese piuttosto, per usare un termine, becero sotto certi aspetti, o cialtrone, come direbbe qualcuno, ecco che nascono giustamente queste azioni che non vogliono andare contro alla parola, mettiamola così, di civiltà o di sviluppo, ma andare contro al mancato rispetto di determinate regole. Detto questo, l'idroelettrico è un'energia che ha degli impatti, su questo territorio ha degli impatti molto forti, ha degli impatti sotto profili di varia natura, sotto profili di artificializzazione delle portate, sotto profili di cambiamento di sezione dell'alveo dei fiumi, di un profilo relativamente alle opere di cantierizzazione di quello che produce e che è necessario fare per realizzare una centralina, ha un problema sotto profilo ecosistemico, con impatti che sono, per così dire, alla portata di tutti, nel senso che quando abbiamo un fiume che non ha l'acqua o ne ha poca, perché ha derivazioni idroelettriche che spostano l'acqua o che riducono la sua portata, ecco che nascono problemi all'ordine del giorno anche per chi deve irrigare, perché la temperatura dell'acqua aumenta, perché c'è problemi di eutrofizzazione e tutta un'altra serie di aspetti che producono danni sul sistema. Lo scenario che si presenta qui, in questo territorio, è schizofrenico, per usare un termine, nel senso che abbiamo in questo momento elaborato una cartografia aggiornata, vediamo se riusciamo a recuperarla dal computer, no, è sparita, non so dove è andata, comunque una cartografia aggiornata che comprende in questa visione generale, comprende esattamente 26 grandi impianti dell'Enel, 45 piccole derivazioni che sono già in essere, 22 impianti già autorizzati che andranno costruiti e ben 83 impianti in corso di autorizzazione. Quindi abbiamo 176 impianti su un bacino idrografico e, come dicevamo nel 2005 e come accennava prima Lucio Ruffato, ognuno di questi impianti è realizzato senza una valutazione di quello che produce l'impianto che sta a fianco, quindi senza una valutazione di una regola della valutazione di impatto ambientale o delle direttive, che è quella della valutazione degli impatti di tipo cumulativo. Lo studio tecnico, cioè l'elaborazione della perizia, poi si è, come ha spiegato bene l'avvocato Ciuti, incentrata sulla direttiva acque, quindi la direttiva 2060, che non è valutata e non è rispettata in nessuno di questi impianti. Cioè non è che noi ci stiamo inventando uno studio o prendendo dei dati ambientalisti o dei dati ipertecnici, è proprio, sono dei documenti di fatto oggettivi, studiando i progetti, per cui è difficile, secondo me, avere dei problemi di interpretazione di questo dato. Non abbiamo assolutamente riscontrato un documento su, ad esempio, 11 progetti che sono stati analizzati, per cui poi noi abbiamo fatto della perizia una matrice, in cui l'aspetto della direttiva 2060 o ad esempio degli impatti cumulativi è stata considerata. Ma voglio dire una cosa all'inizio, si parlava che la risorsa di questo territorio è l'acqua. Siete in un territorio fortunatissimo, perché
nel mondo ci sono le guerre sull'acqua, cioè quindi non abbiamo acqua, qui di acqua ne abbiamo, ma sicuramente non abbiamo la stessa acqua che avevamo negli anni 20 o negli anni 60, per mille motivi dovuti ai cambiamenti climatici e per altri aspetti. Il problema è che queste centraline sono progettate su dati di portata dei fiumi degli anni 20 e degli anni 60, interpolati con delle equazioni che non sono più attuali. L'unico progetto che abbiamo visto che è stato fatto una valutazione delle portate ha dimostrato che i dati sono sovrastimati almeno di un 25-30%. Quindi abbiamo le fondamenta di questi studi, che sono un po', come direbbe un mio maestro, come l'elastico delle mutande, che si adattano a seconda dei progetti. Se dobbiamo fare la centralina, calcoliamo la portata che ci serve per far sì di trovare un deflusso minimo vitale, che poi non è altro che, ripariamo al concetto, che un fiume in coma, come direbbe un altro mio collega. Quindi non è che se qualcuno di voi in ospedale in coma stia proprio bene rispettando il deflusso minimo vitale, siamo proprio ai minimi termini. Quindi i quadri di riferimento, la direttiva 2060, ma anche le direttive che sono state analizzate su una matrice che vediamo se riesco a farvi vedere rapidamente. Questa è un estratto della perizia con l'indice. Come potete vedere, la parte iniziale riguarda le caratteristiche generali e quindi una ricognizione sulle varie concessioni che vi ho elencato brevemente prima, sul numero delle concessioni che abbiamo in corso, le direttive quadro, la direttiva quadro sulle acque, quindi con le varie fasi di attuazione e di valutazione, le altre direttive che sono state analizzate, quindi la valutazione da Vinca sulle direttive quadro, la direttiva VIA, la direttiva VAS, il recepimento delle direttive come sono state sviluppate, e poi via via il lavoro si svolge sull'analisi anche del piano di gestione dei bacini. Su, per quanto riguarda il piano di gestione, anche questo punto cardine di non ottemperanza sia sulla fase della suddivisione dei corpi idrici, sul numero delle stazioni di monitoraggio dei corsi d'acqua, e poi anche, devo dire, sulla classificazione dello stato ecologico dei corsi d'acqua, oltre a non esserci, vi è anche, se posso dirlo, una chiara interpretazione che pilota un po' anche il fatto di non avere uno stato ecologico elevato, perché la direttiva, come diceva l'avvocato, si dice che non deve esserci un deterioramento dello stato ecologico dei sistemi acquatici, ma qui invece stiamo parlando, cioè si fa un passo indietro, si dice che nessuno di questi corsi d'acqua ha uno stato elevato, quindi andiamo a ragionare su delle regole che non sono vere e veritiere. E questo non lo possiamo, non è che è una forma interpretativa nostra, perché non ci sono proprio delle valutazioni su questo aspetto da parte di chi poi è il responsabile nella valutazione. Tralascio, visti i tempi che siamo già in ritardo, vi faccio vedere un quadro esemplificativo attraverso delle matrici. Vi faccio vedere la matrice, per esempio, la numero 3, che è la matrice, diciamo così, che riguarda la direttiva acque. Il verde indica le ottemperanze, il rosso indica la mancanza di ottemperanza secondo vari progetti. In questo caso ne sono stati analizzati 11. Presentati, abbiamo fatto valutazioni sia su progetti già autorizzati che in corso di autorizzazione. Come vedete, sia sulla direttiva VIA che sulle altre direttive analizzate abbiamo un mosaico di non ottemperanze piuttosto desolante, soprattutto anche nella direttiva delle valutazioni ambientali, nella direttiva Habitat. Questi scenari che cosa indicano? Indicano che abbiamo un quadro autorizzativo e in corso di autorizzazione, che è piuttosto sconcertante secondo me, vista anche l'impatto che a livello visivo abbiamo su determinati corsi d'acqua, su con 83 progetti in corso di autorizzazione, che credo sia doveroso da parte di chi vive su questi territori porsi non un obiettivo tecnico, ma un obiettivo di che cosa si vorrà fare in futuro, perché se, come diceva Lucia Ruffato, andiamo a intercettare e a costruire centraline senza valutare l'impatto cumulativo, senza valutare le direttive, cioè le regole che ci dicono di essere in Europa e di essere un paese civile, parliamo solamente di fatturazioni, non parliamo di
un corretto sviluppo anche economico di questi territori. Quindi non vorrei che qualche giornalista domani dicesse che questa operazione è per andare contro lo sviluppo, ma è esattamente l'opposto, per andare verso una procedura corretta e per fare le cose in modo consapevole ma anche in modo corretto. Quindi il fatto che le basi, credo, tecniche su questo ricorso ci siano, non sono sicuramente una interpretazione della società terra o dello studio legale Ceruti, ma secondo me sono proprio oggettivamente presenti nelle mancanze totali da parte di chi deve valutare di determinati elementi cardine delle direttive. Grazie. Benissimo, ma insomma io in qualche modo, vedendo quelle matrici lì, vedendo i pallini rossi, cioè i quadratini rossi che sono di fatto i punti dove non vediamo tutelati, ma un po' mi visualizzavo dei ceffoni in faccia da parte di chi dovrebbe amministrarci in qualche modo, cioè la Regione Veneto si sta facendo un danno in qualche maniera non facendo questo tipo di cose. E di fatto per questo motivo, visto che in qualche modo su più piani, per quanto sottolineiamo c'è anche chi se ne occupa, ma su più piani, provincia di Belluno, tanti non se ne occupano, chi dovrebbe occuparsene non se ne occupa. In Regione Veneto riceviamo, valutiamo dal punto di vista tecnico e normativo che ci sono delle mancanze molto grosse. Vogliamo capire a chi rivolgersi, appunto, no? Quindi a questo punto introduciamo Andrea Zannoni. Andrea, portaci l'Europa a questo punto. Grazie, buonasera a tutti. Io sono in Parlamento europeo da un anno e mezzo. Si sente in fondo? Sì. Non è molto che sono in Parlamento europeo, circa un anno e mezzo. E faccio parte della Commissione Ambiente, dove appunto trattiamo in questa commissione legislativa tutte le tematiche sull'ambiente. Innanzitutto volevo ringraziare comunque sia Matteo Ceruti che Marco Stevanin, perché per quanto riguarda il lavoro che sto facendo sulla nuova direttiva RIA, loro mi stanno dando un buon contributo a mano per migliorare quella che è la proposta della Commissione Europea, e entro luglio si saprà come uscirà questa nuova direttiva RIA dalla Commissione Ambiente, della quale faccio parte. Io ho preparato delle slide per così farvi vedere, in particolare per raccontarvi quelle che sono due, secondo me, importanti novità che sono state valutate in Commissione Ambiente e poi approvate dal Parlamento Europeo. Sono due relazioni, due roadmap, due importanti linee programmatiche che il Parlamento ha approvato, che sono state inviate alla Commissione e che la Commissione dovrà tradurci in proposte di legge. Sono una riguarda l'utilizzo razionale e controllato, diciamo, delle risorse in Europa, e l'altra è la tutela della biodiversità in Europa. Allora, la prima relazione, che è quella praticamente introduce una nuova tabella di marcia verso un'Europa dall'uso efficiente delle risorse, perché evidentemente c'è la consapevolezza che attualmente stiamo sperperando tutte le nostre risorse naturali, e l'Europa ne è consapevole, quindi ha iniziato con questi studi e con queste relazioni. Prima di arrivare all'approvazione di una norma, di una direttiva, di un regolamento, c'è un processo lunghissimo che parte dalle commissioni, poi passa in Parlamento e viene approvato in termini di richiesta di norma, di istanze da proporre alla Commissione, poi la Commissione le valuta, le rimanda in Parlamento sotto forma di proposta di legge, e poi c'è l'iter che passa attraverso le commissioni tecniche e alla fine si arriva all'approvazione assieme al Consiglio, che è l'altro importante organo istituzionale. Quindi in realtà quello che succede adesso è quello che potremo vedere come norma che ricadrà sulla vita quotidiana di tutti i cittadini, magari tra 5-6 anni, però i processi sono lunghi, ma alla fine si concretizzano in questo.
Che cosa dice questa prima relazione molto importante? Dice che c'è una minaccia veramente concreta di una crisi delle risorse. Molto spesso noi sentiamo parlare ogni giorno di crisi economica, ma in realtà dietro c'è una crisi delle risorse. C'è uno sfruttamento eccessivo delle risorse, anche le più diffuse, e c'è un forte aumento di consumi anche a livello mondiale. Naturalmente aumenta la domanda, le risorse sono quelle che sono poche, e quindi c'è anche il problema economico di mezzo. Pensate che, parametrando ai giorni nostri il valore delle risorse, praticamente dall'inizio del secolo si è registrato un rincaro dei prezzi reali dei beni di consumo del 147%. C'è bisogno, e questo è stato approvato appunto dal Parlamento, condiviso con la Commissione Europea, di una trasformazione profonda nell'arco di una generazione nei settori dell'energia. Ecco che qui siamo direttamente coinvolti in questa tematica, nell'industria, agricoltura, pesca e trasporti, ma attualmente anche una modifica di quello che è il comportamento di produttori e consumatori. Entro il 2050, pensate, questo è qualche cosa che io sentivo dire, leggevo nel bando del WWF ancora 30 anni fa, adesso lo dice la Commissione Europea ed è passato all'esame e all'approvazione del Parlamento Europeo. Con questo trend demografico che abbiamo attualmente, entro il 2050 potremo avere bisogno di 2,5 pianeti per sostenere la futura popolazione. La domanda di alimenti mangibili e fibre potrebbe aumentare del 70% da qui al 2050, mentre il 60% degli ecosistemi mondiali è già deteriorato, sfruttato in modo non sostenibile. Attualmente in Europa, ma in tutto il mondo, assistiamo all'uso inefficiente delle risorse. L'Europa dipende fortemente, tra l'altro, da importazioni di materie prime e energia. È necessario operare una transizione verso un'economia verde. Vedete, e sicuramente quella delle centrali idroelettriche che tombinano i fiumi e i torrenti del Bellunese, ma non solo, non è sicuramente un'economia verde. Quindi bisogna cambiare rotta. Questo è quello che ha approvato il Parlamento l'anno scorso, a maggio. Il 60% dei servizi ecosistemici del pianeta, quindi terreni agricoli e mare, si è degradato negli ultimi 50 anni. L'88% degli stock ittici, ovvero le popolazioni del pesce che vengono sfruttate dall'uomo, è oltre il rendimento massimo sostenibile, ovvero peschiamo più di quello che il pesce riesce a riprodursi. E solo l'11% degli ecosistemi protetti è in uno stato di conservazione positivo. Pensate che tra questi ecosistemi protetti vengono considerate le aree in Europa dirette Natura 2000, e qui nel Bellunese stiamo turbinando per produrre energia elettrica. Entro il 2050 l'economia dell'Unione Europea dovrà crescere in maniera da rispettare i vincoli imposti dalle risorse e i limiti del pianeta. Entro il 2050, questa è una ripetizione, quindi quali sono le tappe? Allora, bisogna innanzitutto consumare e produrre in maniera sostenibile entro il 2020. Queste sono le prime tappe. Bisogna modificare i modelli di consumo degli acquirenti pubblici e privati. Bisogna arrivare a informazioni accurate basate sugli impatti attinenti al ciclo di vita e sui costi di utilizzo delle risorse. Incentivare una produzione efficiente evitando l'uso di sostanze chimiche pericolose attraverso la chimica verde, e entro il 2020 bisogna predisporre degli incentivi commerciali per ricompensare gli investimenti delle imprese nell'utilizzo efficiente delle risorse. Però c'è anche questo da dire importante: bisogna eliminare gradualmente quelle sovvenzioni che sono dannose per l'ambiente entro il 2020. Quindi nel giro di 7 anni queste sovvenzioni che vengono date e che drogano questo sistema vanno eliminate. Questo è quello che ha detto il Parlamento, perché c'è, vedete, se l'abbiamo approvato, è stato scritto, c'è la consapevolezza che oggi ci sono degli incentivi purtroppo che vanno contro l'ambiente, contro il pianeta, contro le risorse. Quindi le sovvenzioni che possono incoraggiare pratiche inefficienti e dissuadono le imprese da investire in tecnologie verdi. Quindi bisogna salvaguardare quello che è considerato il capitale naturale, ripristino della biodiversità. Quindi abbiamo della biodiversità che fa parte della rete Natura 2000, ovvero siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, minacciate. L'Europa invece dice cosa vuole per il futuro.
bisogna ripristinare e noi le stiamo distruggendo. Miglioramento dell'efficienza delle risorse naturali, tutela delle risorse idriche e controllo di inondazione e siccità, quindi tutela delle risorse idriche. Abbiamo queste importanti risorse che vanno tutelate. Poi c'è la riduzione delle emissioni, riduzione dell'erosione dei suoli, tutela delle acque marine. E per quanto riguarda la biodiversità, e qui la partita sulla biodiversità è molto importante, perché abbiamo visto queste opere che cosa significano anche in termini di invadenza nei territori, oltre che il problema poi dell'acqua, del deflusso dell'acqua. Allora, entro il 2050 le opportunità commerciali a livello mondiale basate sulla biodiversità e i servizi ecosistemici ad essa collegati potrebbero raggiungere un valore compreso fra gli 800 e i 1.300 miliardi di dollari USA l'anno. Per dire che queste poi non sono un qualche cosa di inutile, ma è un qualche cosa che serve, che è utile alla vita nel nostro pianeta. Per quanto riguarda le risorse idriche, dagli studi della Commissione europea si è visto che c'è uno spreco che va dal 20 al 40%, ma che comunque ci sono dei miglioramenti tecnologici che possiamo fare per aumentare l'efficienza di queste risorse idriche. E qui è già stato accennato, entro il 2020 tutti questi bacini idrografici dovranno essere muniti di piani di gestione attuati, piani di gestione di questi bacini idrografici che dovranno garantire innanzitutto dire la qualità delle acque, la quantità, come utilizzarli in maniera dettagliata. Altra cosa che interessa sicuramente è anche questa, che attualmente ogni anno viene consumato in Europa 1.000 km² di nuovi terreni, e entro il 2020 bisogna arrivare ad 800 km² e entro il 2050, questo è un altro importante punto di arrivo, obiettivo, bisogna arrivare allo stop del consumo del territorio per edifici e opere varie. Abbiamo visto che per fare queste centrali idroelettriche si va a incidere nel territorio, e quindi tra l'altro territorio protetto da altre da delle direttive specifiche come le direttive Habitat e la direttiva Uccelli. Ed questa è stata approvata il 24 maggio con 476 voti favorevoli e 66 contrari. Naturalmente, siccome è un cambio di rotta e siccome le lobby sono comunque presenti e molto importanti e lavorano molto bene anche, devo dire, nel Parlamento europeo, parlo delle lobby di chi non vuole modificare e cambiare niente perché ha degli interessi acquisiti, e abbiamo visto anche in questo caso, no? Sono comunque state rappresentate, e pensate che non è legislativo, questa sono degli indirizzi, e questa è la prima. La seconda è un programma che deve tutelare assolutamente la biodiversità. Allora, il Parlamento europeo ha redatto un piano programmatico perché dobbiamo regolare la tutela della biodiversità. Pone come necessità primaria l'arresto del deterioramento degli habitat che porta alla morte di innumerevoli specie di animali, e non solo. L'Unione Europea non è riuscita a raggiungere l'obiettivo che si era fissata per la tutela della biodiversità per il 2010, e quindi bisogna dare priorità alla politica di tutela della biodiversità. Il patrimonio naturale rappresenta un importante capitale ecologico fondamentale per il benessere dell'umanità. Questo è quello che abbiamo detto e approvato. È necessario che gli Stati membri cooperino e coordinino i propri sforzi onde evitare perdite nette in termini di biodiversità. Occorre arrestare il deterioramento di stato di tutte le specie e gli habitat contemplati nella legislazione dell'Unione Europea. Quindi, io credo che un esposto come questo alla Commissione europea non potrà che avere, che ottenere ascolto. Io tra l'altro direi che nel momento in cui voi verrà depositato questo esposto, vi potrei anche chiedere un incontro con la direzione della DG Ambiente, settore acque, al quale potreste venire magari anche voi in qualità di tecnici per illustrare e per confrontarsi direttamente, anche per capire come intendono muoversi in seguito a questa denuncia. Naturalmente io parallelamente farò un'interrogazione su questo, e poi, come vi è stato anticipato, cosa molto utile è anche quella di
depositare una petizione presso la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, che è una commissione che raccoglie tutte le petizioni dei cittadini europei, poi le unifica per tema e informa di questo la Commissione Europea, e a volte fa anche delle relazioni indirizzate sempre alla Commissione Europea per far sì che la Commissione Europea risponda a queste problematiche, in questo caso ambientali, locali. Quindi io credo che l'esposto alla Commissione Europea, un incontro che possiamo fare, una mia interrogazione alla Commissione Europea e poi per ultima il coinvolgimento di una commissione importante del Parlamento Europeo come la Commissione Petizioni, io credo possa portare anche a dei frutti e ad una presa d'atto effettivamente che le cose non funzionano con l'obiettivo di arrivare a una procedura di infrazione. Quindi bisogna, il Parlamento dice che bisogna realizzare azioni concrete e voi pensate che attualmente solo il 17% degli habitat e delle specie e l'11% dei principali ecosistemi si trovano in uno stato soddisfacente. Voi pensate che queste piccole percentuali, all'interno di queste piccole percentuali cioè, ci sono territori come quel 50% del territorio dell'uno che invece sta per essere, come dire, sfruttato perché c'è chi deve lucrarci, perché abbiamo visto la questione lucrativa. Ecco, io ho presentato proprio oggi una interrogazione, ne ho presentate due, ma una riguarda proprio un tema particolare che è quello relativo alle centrali a biomasse, perché anche per quanto riguarda le centrali a biomasse ne stanno nascendo in tutto il Veneto, c'è questo fatto che c'è questa convenienza economica proprio perché ci sono questi incentivi. E allora anche in questo caso ho chiesto alla Commissione Europea se ritiene che siano in linea con gli obiettivi della tutela della biodiversità e del risparmio energetico, perché c'è qualcosa che effettivamente non quadra. Noi viviamo in una delle aree più inquinate d'Europa, in una delle due aree, la seconda è Belgio e Olanda, tanto per dire, quindi io quando vado in Europa vado proprio, parto dalla peggiore per andare nell'altra delle peggiori, e quindi anche questo è un non senso. Quindi il Parlamento ha invitato la Commissione ad analizzare con urgenza il motivo per cui non vi siano stati ancora dei risultati tangibili, perché c'è questa presa d'atto. L'altro obiettivo è entro il 2020 almeno il 40% di tutti gli habitat e le specie dovrà godere di uno stato di conservazione soddisfacente, mentre entro il 2050, pensate che obiettivi ambiziosi, il 100% delle specie e dei loro habitat dovrà godere di uno stato di conservazione soddisfacente. Quindi quello che la realtà che vi hanno mostrato i relatori di prima va nella direzione opposta a quello che le istituzioni europee oggi vogliono. Poi vado avanti. Ancora 4 minuti. Quindi diciamo che in questa relazione vengono anche viene riconosciuto l'importanza che le organizzazioni non governative, quindi i comitati e le associazioni, hanno nel ruolo per la tutela della biodiversità. In a maggior ragione un incontro con la Commissione Europea si deve fare proprio perché arriva dai cittadini e dalle proprie organizzazioni sul territorio. E qua vedo che c'è qualche problema. Comunque, l'altra cosa che volevo raccontarvi era questa, che ci sono ad esempio delle associazioni europee che si stanno battendo a livello europeo, in particolare una tedesca che ha fatto anche un film su quello che succede, queste sono associazioni di pescatori, su quello che succede grazie a queste centrali idroelettriche. Io vi invito a vederlo perché è molto interessante. Loro hanno documentato appunto quello che può accadere. Chissà che magari anche i pescatori del Bellunese si interessino, no, magari lo avranno già fatto, chi lo sa. Hanno distrutto le piume. Ecco, vabbè, in teoria il loro interesse sarebbe quello di tutelare il tutto, no? Tutelare questi corsi d'acqua. E praticamente che cosa succede? Loro sono già nella fase successiva, stanno già vedendo i danni. Questi pesci vengono indirizzati verso le turbine, presentano graffi sulla pelle, la colonna vertebrale troppe volte si spezza, spesso si rilevano fratture vertebrali interne e sangue nelle pinne, sovente la fine della disca è scoperta completamente scarnificata. Una delle specie più minacciate sono le anguille.
e propongono come soluzione obbligare gli operatori delle centrali idroelettriche a contribuire di più e meglio alla protezione dei pesci e alla rivalutazione dell'ecosistema. Senza questo presupposto l'energia idroelettrica non è rispettosa dell'ambiente, impone esplicitamente l'aumento del deflusso minimo. Ecco, quella del flusso minimo secondo me è una storia, perché io mi chiedo, quest'anno avete visto anche l'inverno, sta piovendo moltissimo, ma non so se vi ricordate l'inverno scorso, totalmente arido, la primavera uguale, l'estate anche, io credo che c'era pochissima acqua, quindi non so se tutte queste centrali l'anno scorso che c'era la siccità le hanno chiuse tutte quelle in funzione per far consentire il deflusso minimo vitale dei fiumi. E poi avete capito come vanno queste cose qua, chi è che controlla? Se voi andate a vedere i tagli, io ho fatto recentemente due interventi sui tagli sull'ARPA, che è quella che fa i controlli ambientali in Veneto, si stanno praticamente massacrando e stanno togliendo fondi a go-go e loro sono quelli che devono fare i controlli. Quindi ci sono le leggi, attenzione, ma le leggi poi se non ci sono i controlli, quindi questa del minimo del flusso vitale potrebbe veramente diventare solo una storia, una favola, avete capito? Quindi, prima abbiamo la capacità come società civile di controllare poi tutti questi impianti per vedere se rispettano le norme, perché anche questa è una bella domanda che ci dobbiamo fare. Ci sono già delle... Beh, questa è una notizia di questi giorni, è dei primi giorni di marzo, un'altra bella notizia come quella della Valle del Mis, il Tribunale Regionale, il TAR del Trentino, ha praticamente bocciato un ricorso che aveva fatto una società che aveva impugnato il piano del comune di Caldes, che aveva negato una deroga urbanistica proprio per far costruire una centrale idroelettrica. Ecco, io ho detto praticamente, per quanto riguarda l'accesso agli atti, ecco, volevo dire questo, esiste una direttiva comunitaria che garantisce l'accesso agli atti ambientali. Se un ente che ha questi atti, ad esempio non so, l'ARPA o la provincia che deve avere ad esempio le analisi o deve avere i progetti, valutazioni, documenti vari eccetera, non li fornisce a chi li chiede, oltre a commettere una violazione della norma statale, diciamo, sulla trasparenza degli atti pubblici, commette anche una violazione di questa direttiva, quindi fatemelo pure sapere, perché posso benissimo fare una denuncia alla Commissione Europea denunciando chi impedisce appunto ai cittadini di sapere quello che sta accadendo nel proprio territorio. Basta, io per adesso avrei finito. Aggiungo solo una cosa, relazioni importanti come queste sono state comunque riportate dai giornali in Belgio. In Italia, io leggo i giornali tutti i giorni e veramente nessuno non ne ha parlato. Io faccio una newsletter con l'attività relativa alle interrogazioni, agli interventi che faccio in Parlamento, alle novità che ci sono, perché ce ne sono veramente molte, molto interessante. Una newsletter che mando settimanalmente. Qui avevo portato dei moduli, se qualcuno vuole ricevere questa newsletter dell'attività del Parlamento e di tutte queste interrogazioni che farò e anche delle prossime che faremo proprio in questo campo qua, basta che mi inviate nome, cognome, email e poi ve la invio. E dopo voglio dire, proprio perché spesso non si sa come funziona questo Parlamento, quali sono queste istituzioni, c'è il Parlamento, la Commissione, poi c'è il Consiglio, tre istituzioni, no? Il Consiglio ad esempio è una cosa che secondo me non dovrebbe più esistere perché non è eletta democraticamente, quando c'è un governo che è la Commissione e il Parlamento democraticamente la partita dovrebbe essere chiusa lì. Ho portato del materiale informativo che è contenuto in delle borsette ecologiche che vi consegneremo, io ho un amico che è venuto con me stasera, ve le darà a chi interessa fuori dalla sala dopo. Grazie. Benissimo. Grazie anche per essere rimasti tutti veramente nei tempi, se qualcuno ha sforato al massimo di un minuto era veramente una cosa lodevole, perché questo ci permetterà di dare la parola a tutti voi, a tutti quelli che avranno voglia di parlare. La serata chiaramente procederà finché, no? Tutte voi avrete voglia di rimanere, no? E questo è sicuramente un'opportunità di confronto, quindi approfittiamone. Io volevo sottolineare un paio di aspetti prima di lasciare la parola a tutti voi. Noi abbiamo ottenuto già un bel po' di sostegno
sia per le spese che chiaramente cioè, ci sono anche delle spese dietro queste attività che cerchiamo di portare avanti, perché questi studi e questi approfondimenti hanno dei costi ed è giusto che sia così. Quindi di fatto abbiamo bisogno di sostegno, non siamo un SPA noi, assolutamente no, siamo un comitato e abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno del sostegno della gente, sia in chiave numerica, in partecipazione vivida e presente alle nostre attività, sia in chiave anche economica. Quindi noi insieme al ricorso a questa iniziativa vogliamo lanciare anche una raccolta fondi ed è sicuramente necessario che tutti voi partecipiate, mi viene da dire, e che si diffonda questa esigenza. Ringraziamo però anche quelli che già ci hanno sostenuto, tanti, e alcuni anche con cifre consistenti, ne cito una sola perché è veramente già stupito per la generosità, gli edili della CGIL ci hanno dato 1500 euro, circa 1500 euro, insomma, sono cifre in questi tempi assolutamente considerevoli. E quindi veramente grazie a tutti, al di là delle cifre, anche un euro basta, anche un centesimo di euro basta, è un segno, è un sostegno. E poi le iniziative di altre persone che, pur non occupandosi direttamente di acqua, lavorano comunque per questioni di civiltà e lavorano comunque per la difesa dei nostri territori con animo. Allora per questo io ricordo che sabato 6 aprile ci sarà un incontro sulle grandi opere per chi, proprio dal punto di vista dell'analisi che è stata fatta in qualche modo anche questa sera qui, no? Sugli aspetti finanziari, costi, ricavi, benefici, chi ci guadagna perché e per come, no? Come la drogata finanza in alcuni casi riporta veramente le cose in una direzione più costruttiva per le comunità che subiscono questi progetti. E questa serata sarà sabato 6 aprile in Piedicadore all'Auditorio Palazzo Cosmo, grandi opere per chi, organizzato dal Comitato per Altre Strade, Lomiti e da GIP Belluno Banca Etica, Samarcanda, Commercio Eco, Gas e Cestone. Non voglio dimenticare nessuno. Bene, io passo la parola a voi.